Questa moto è un albergo. Ma c'è la doccia? Sì, sì, quando piove c'è. Due se sa. Più le borse. Se cade, non se cade, non ha niente. Adesso c'è 136 davanti. Quanti? 136. Dove è che vai a vedere? Ma dopo la mia giornata, senza problemi. Questa moto è un albergo. Ma c'è la doccia? Sì, sì, quando piove c'è. Due se sa. Più le borse. Se cade, non ha niente. Se cade, c'è 136 davanti. Quanti? 136. Dove è che vai a vedere? Ma dopo la mia giornata, senza problemi. Il peso totale che puoi tirare sulla gru, neanche la tonnellata non è niente. Siamo in mezzo di oggi. Di cosa? No.
la medaglia. Ma da parte di quei numeri, dai, ci ha detto devo chiamare Lillina e vi devo raccontare un po' di cose. Sì, ci sentiamo, adesso sono con Dani. A cominciare dal modello in gesso di quelle colonnette che aveva fatto tuo papà, penso sul suggerimento del nonno, perché se abbiamo dato cose più. Ah, stai registrando. Questa è la campana, diciamo, del fuoco, la campana che suonava avvisando che stava arrivando un temporale, oppure che sulle colline c'era il fuoco, metteva tutti allerta, le massaie chiudevano tutte le finestre persiane, ritiravano gli animali dall'aia, i contadini correvano a un riparo. Non ha più suonato un botto di campana. Grazie.